Benvenute e benvenuti a questo nuovo video del percorso di orientamento Studiare e Formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta per te. Io sono il dottor Luca Capiluppi del Centro Studi Pluriversum ed oggi parliamo di riorientamento. Quando le cose a scuola non vanno bene, non è per niente semplice prendere decisioni. I pensieri sono tanti, contrastanti. Un giorno vorremmo lasciare tutto, un giorno sentiamo di potercela fare. Un giorno cambiare ci fa paura e il giorno dopo invece troviamo la forza di farlo. O ancora un giorno è possibile cambiare scuola e il giorno dopo no, perché la scuola dove volevamo andare non ha posto per accoglierci. Come dite? A qualcuno di voi stanno capitando situazioni di questo tipo? Lo so, e siamo qui apposta per voi. Se vi siete sentiti chiamati in causa, probabilmente allora vi sentirete in una terra di mezzo, dove non si può tornare indietro e dove andare avanti appare pesante, faticoso e frustrante. È così? E magari un pensiero vi sta anche attraversando la testa. Ma chi me lo fa fare di continuare a studiare? Tanto prendo sempre 4. Per quest'anno è andata così. Mi impegno il prossimo anno. Attenzione, è scattato l'allarme. Qui sta partendo un pensiero pericoloso. Ed il messaggio che vi vogliamo dare è molto chiaro. Mai mollare lo studio, soprattutto nei momenti peggiori. Sì, bravo Luca, facile da dire, non mollare. Provaci tu ad andare a scuola tutti i giorni a prendere 4. Capisco, ed avete ragione. Uno slogan non può cambiare la vostra percezione del problema. Ma quando ci sembra che tutto vada a rotoli, è importante trovare un punto di vista diverso, per non perdersi del tutto. E allora proverò a farvi trovare questo nuovo punto di vista raccontandovi una storia. Anzi, due storie. Sono storie di studenti immaginari, in difficoltà nello studio. Studenti con tante insufficienze nei primi mesi della scuola superiore. Studenti che probabilmente hanno scelto un indirizzo poco adatto al loro modo di studiare, ma non intenzionati a cambiare scuola. Gli studenti sono immaginari, hanno nomi di fantasia, ma le loro storie sono molto reali. Sono quelle che ogni anno sento raccontare da alunni, genitori e professori. Magari sono storie simili a quella che stai vivendo in questo momento proprio tu, che mi stai ascoltando. Se è così, ascolta un po' quello che ti racconto. Storia numero 1, dal titolo Effetto Valanga. Sapete cos'è l'effetto valanga? È quello che avviene quando una piccola azione dà il via ad una serie di effetti a catena dalle conseguenze inarrestabili. Avete capito qualcosa? No? Ok, ve lo spiego attraverso la storia di due studenti immaginari che dopo alcuni mesi dall'inizio della prima superiore non ne possono più di studiare quello che non capiscono, di prendere insufficienze umilianti. Per questo i nostri due amici, un bel giorno, davanti al registro elettronico pieno di compiti per il giorno dopo, decidono di dare il via all'effetto valanga. Lo fanno senza accorgersene, con due frasi apparentemente innocue. Il primo dice: io domani non vado a scuola, tanto che ci vado a fare. Mentre il secondo, più strategicamente, seleziona il suo disimpegno e dichiara a se stesso: domani entro alla seconda ora, così o meno da studiare. La sentite? Una piccola pallina di neve si è staccata dal ghiacciaio. Alla poca voglia di studiare si sta aggiungendo il peso di compiti lasciati indietro, di altre cose non capite, e così il primo studente, che chiamiamo che ci vado a fare, aggiunge qua e là nella sua settimana altri giorni di assenza, al punto che alcuni professori non lo vedono più comparire a scuola, e nel giro di qualche settimana stare a casa diventa un'abitudine. Il secondo studente invece, che battezziamo entro alla seconda, continua invece con la sua strategia. Andare a scuola è diventata una partita a scacchi. Le prime ore più pesanti le salta dormendo, le altre grazie a malesseri immaginari che giustificano lo stare in bagno tutta l'ora a uscire un'ora prima. La valanga è partita e fermarla è un problema. Così arriviamo a giugno. Gli scrutini sono decisivi per entrambi e vengono bocciati. Relax estivo e arriva settembre. Come ritroviamo i due amici all'inizio delle scuole, a settembre? Li ritroviamo sommersi dalla valanga. Cosa vuol dire? Che dopo tanti mesi passati ad evitare la scuola, sia che ci vado a fare che entro alla seconda, vedono settembre come due alieni vedono il pianeta Terra. Si chiedono: come sarà? Chi incontrerò nella nuova classe?
Cosa diranno di me i prof che mi vedono ricomparire? Ma soprattutto si chiedono, e qui vedete l'effetto valanga, quanta voglia ho di studiare quest'anno. Sì, perché dopo una pausa così lunga, la motivazione nello studio è precipitata, insieme all'autostima ed al senso generale di poter avere successo a scuola. I due studenti hanno rimandato il problema per tanti mesi e ora non sanno cosa fare. Devono prendere una decisione urgente in uno stato di confusione. Insomma, la situazione migliore per fare le scelte peggiori. Di solito in questo caso sono tre i possibili scenari e preparatevi, nessuno ha un lieto fine. Scenario numero 1. Lo studente cambia scuola senza un criterio. Il rischio di ritrovarsi nella stessa situazione del primo anno è alto e in più le energie a disposizione sono anche diminuite. Scenario numero 2. Lo studente rientra nella stessa scuola come se niente fosse. Il rischio è che le cose vadano inizialmente bene, perché gli argomenti di studio vengono ripetuti. Ma se il problema era orientativo, le difficoltà si ripresenteranno più avanti e ancora più intense. Scenario numero 3. Lo studente non va più a scuola, è lo scenario più negativo, perché va verso l'isolamento e la mancanza di stimoli, verso il futuro. Luca, ma che disastro, mi direte voi, ci hai fatto venire ansia e depressione. Lo so, le storie tristi buttano giù, ma non per questo, non devono essere raccontate. Le storie difficili sono importanti perché permettono di vedere un rischio in anticipo e immaginare come affrontarlo. I rischi che vi ho appena descritto con queste storie possono essere superati. Volete sapere come? Per scoprirlo, vi chiedo di ascoltare la seconda storia che vi avevo promesso. Storia numero 2, dal titolo Effetto Sorpresa. Di cosa si tratta? Cosa intendiamo con effetto sorpresa? Semplice, l'esatto contrario dell'effetto valanga. E ve lo spiego ripartendo dalla storia di prima. Da entro alla seconda e che ci vado a fare. Quindi torniamo lì. Immaginateveli di nuovo davanti al registro, pieno di compiti, demotivati dalle insufficienze. Immaginate che stiano per pronunciare le frasi che abbiamo detto prima, quelle che hanno fatto partire l'effetto valanga, ma all'improvviso si fermano e dicono una cosa completamente diversa. Entrambi, illuminati da una voglia di riscatto, dal desiderio di non dichiararsi sconfitti allo studio, magari anche un po' arrabbiati con il mondo, immaginateli usare tutta la loro rabbia e la loro frustrazione per dire una cosa coraggiosa. Ok, probabilmente non ci capirò niente, probabilmente prenderò un altro 4, ma ci voglio provare. Non gliela do vinta, tanto non ho niente da perdere. Entro alla seconda e che ci vado a fare? Sono spariti. Che fine hanno fatto? Si sono trasformati in un nuovo studente. Uno che non molla, uno che usa i punti deboli come punti di forza. Si sono trasformati nel loro alter ego. Ci voglio provare. Così lo chiameremo. Ci voglio provare è un avventuriero, un esploratore. Di cosa? Di se stesso. Per ci voglio provare la sfida non è più con il voto, ma con se stesso. Vuole capire se quelle materie sono veramente così impossibili o se anche per lui c'è spazio per un 6. Vuole provarci sperimentando nuove tecniche di studio, magari con l'aiuto di un esperto di apprendimento. Vuole anche capire perché si è trovato in questa situazione. Ho sbagliato indirizzo? Mi aspettavo qualcosa di diverso? Ci sono altri indirizzi dove posso studiare le materie che mi piacciono senza tutte queste difficoltà? Ci voglio provare non molla. Con un dito ha fermato quella pallina di neve che poteva far diventare tutta una valanga. E così decide di andare avanti. I mesi passano e i voti negativi continuano ad arrivare, ma a volte sono un po' meno negativi di prima. O addirittura qualcuno è anche un po' positivo. Professori e genitori vedono il suo impegno e se possono lo sostengono. Alla fine dell'anno ci voglio provare, è stanco, ma ha capito se questa è la scuola che vuole fare. Si rende conto dello sforzo che richiede e probabilmente ha anche capito quali altri indirizzi possono essere più o meno adatti al suo modo di studiare. Ma l'effetto sorpresa può essere anche un altro. Alla fine non ha sempre preso 4 in ogni materia. Alcuni voti sono leggermente migliorati e a questi si aggiunge il voto della materia nascosta, quella che non c'è nel registro ma che può cambiare l'esito di un anno scolastico, ovvero l'impegno e la resilienza.
E così può anche accadere che lo scrutinio finale del nostro "ci voglio provare" abbia un lieto fine. Che storie! Che storie! Che effetto vi hanno fatto? Vi siete riconosciuti in qualcuno di questi personaggi? Se è così, è arrivato per voi il momento di prendere una decisione. Lasciarsi travolgere dalla valanga, come "che ci vado a fare" e dentro la seconda, oppure fermarla con un dito, prima che diventi incontrollabile. Se ci stai pensando, ricorda che la scuola non è solo un luogo di studio, è anche un mondo dove allenarsi alle sfide che incontreremo, anche nel mondo del lavoro. Quando sarai un lavoratore, dovrai saper fermare ogni giorno tante valanghe, trasformare problemi in soluzioni che ti faranno avere successo nella tua professione. Comincia da ora, da quel registro elettronico pieno di caselle rosse. Non mollare, sfida te stesso, cerca di guadagnare qualcosa dalle situazioni più difficili. Cari ragazzi e ragazze, siamo arrivati al termine del nostro video. Speriamo che i nostri racconti vi abbiano dato un po' di stimoli a conoscere meglio le vostre esperienze scolastiche ed affrontare le difficoltà con determinazione. A noi non rimane che salutarvi e darvi appuntamento ad altri video, sempre sul tema dell'orientamento. Un caro saluto a tutti e a tutte. Siete ancora qui? Bene! Perché prima di andarvene dovete ricordarvi di fare tre cose importantissime. 1. Andate ad iscrivervi al canale YouTube. 2. Qui sotto nella descrizione di questo video trovate il link per accedere ad altro materiale di orientamento utile per il vostro percorso di scelta. E 3. Ci sono tanti altri video di approfondimento che vi aspettano. Quali? Ecco qui l'elenco completo. A questo punto non mi rimane che augurarvi buona esplorazione. Arrivederci a tutte e a tutti.